Cari amici, oggi vi volevo parlare di una cosa importantissima, soprattutto in questo periodo, le buone abitudini posturali da tenere per chi fa smart working o semplicemente lavora a casa con il PC. In questo periodo, come molti di voi, io mi sono ritrovato catapultato a casa senza le facilità che avevo in ufficio, in studio. Noi in studio abbiamo le sedie ergonomiche e addirittura le scrivanie che si alzano e si abbassano, abbiamo una Ferrari. Mentre qua a casa queste facilitazioni non ci sono, perciò ci siamo dovuti ingegnare per fare di necessità virtù. Ma prima di tutto vi volevo dire cosa non fare. Ieri, chiamando i nostri pazienti e sentendo le loro che cosa stavano facendo e come stavano, ci siamo accorti che molti avevano abitudini sbagliate. Prima di tutto, moltissimi stavano a scrivere sui portatili, sul divano o addirittura a letto. Questa è una postura che assolutamente è da evitare perché blocca la respirazione diaframmatica, ma lo vedremo in seguito. L'altra cosa è che moltissime persone stanno per troppo tempo sul computer, non prendono pause, perciò mi raccomando, la regola numero uno è lavorare massimo 50 minuti e poi alzarsi, fare una passeggiatina, anche solo un giro intorno alla scrivania, respirare, bere un bicchiere d'acqua. Questo è fondamentale. Se però soffrite di dolori alla cervicale, mal di testa o mal di schiena, questi tempi devono essere dimezzati, non più di 25 minuti per volta e non dovete sentire dolori, perché se sentite male questo è già troppo tardi e create un'infiammazione. Perciò queste le prime due regole. Poi, come adattare la postazione? Io ho trovato alcuni trucchi. Innanzitutto prendere una sedia. Se avete una sedia che si alza e si abbassa è l'ideale. Perché? Perché lo schermo deve essere allo stesso livello degli occhi e la schiena deve essere dritta e le ginocchia a 90 gradi. Quindi io mi sono aiutato con innanzitutto un cuscino, un semplice cuscino da camera da appoggiare sulla sedia. Questa è una sedia che si alza e si abbassa e c'è questi braccioli. Ecco, mettiamo il cuscino così in modo che si possa appoggiare sia la schiena sia il sedere. Se avete questo ancora meglio, perché è un cuscinetto che aiuta sia la parte lombare, se si vuole, sia se volete lo potete appoggiare e vi potete sedere. Questo aiuta moltissimo gli ultimi dischi intervertebrali, soprattutto nella zona lombare, che sono quelli che sono più sottoposti a stress da seduti. Perciò, poi ho preso la mitica Storia d'Italia fumetti a volumi e ho messo un volume sotto il PC in modo che si alzi lo schermo, e l'involucro l'ho messo qua sotto per poter appoggiarci i piedi, e l'ultimo escamotage, questo per appoggiare il braccio da mouse e non creare le famose tendiniti da mouse. Perciò, allora, proviamo un attimino a metterci in posizione. Andiamo seduti, ci appoggiamo, eccoci qua, andiamo ben dritti, inforco il livello chiaro che ormai non ci vedo più niente, eccolo qua, postura, appoggio il braccio, questo è il mouse, e volendo vedete siamo quasi a 90 gradi, ma posso anche rilassare un attimino i piedi ogni tanto e metterli su questo, oppure insomma tirare un po' su, un po' giù, volendo uno li può anche appoggiare sulle gambe. La zona lombare deve avere la curva lombare, e un buon trucco, anzi prima di iniziare, prima ancora di sedersi, dobbiamo fare il test del diaframma, ossia respirare con la pancia. Se voi siete nella postura corretta riuscirete a respirare con la pancia, vedete? La pancia si forma e non dovrete usare questi muscoli. Spesso succede che troppo concentrati o nella postura sbagliata, cosa succede? Che ci si incassa e si iniziano a usare questi muscoli invece che questi muscoli. Se si usano questi muscoli si porta tantissima tensione sulla regione cervicale e questo può provocare ovviamente dolore alle spalle, al collo e mal di testa. Ma ancora più importante, può creare tanta tensione agli organi interni e creare anche difficoltà di digestione e costipazione. Perciò, ripetiamo, prima di sedersi
fare test del diaframma, sciogliere bene le spalle, iniziare. E prima di iniziare ricordatevi sempre un buon bicchiere d'acqua. Mi raccomando, da seduti e prima di lavorare, sempre un buon bicchiere d'acqua, perché l'acqua entra nei dischi intervertebrali e li aiuta a sopportare meglio il peso gravitazionale. Buon lavoro a tutti, arrivederci!